Bonomi, qualche giorno fa il sindaco di Aosta ha voluto incontrare cittadini e commercianti del capoluogo per precisare alcuni aspetti della realizzazione della pista ciclabile, forse magari sui quali c'era stata un po' di polemica, un po' di perplessità. In realtà si è presentato un solo cittadino. Come associazione Confcommercio Valle d'Aosta, cosa da dire? Eravate stati contattati per tempo? Sapevate di questo incontro? Allora, noi sappiamo che comunque c'è stata una piccola petizione di alcuni commercianti che chiedevano delucidazioni all'amministrazione comunale. In merito proprio a questo, il sindaco ha voluto, diciamo, incontrare commercianti e cittadini, no? Per, diciamo, spiegare questi lavori, no? L'organizzazione, diciamo, del termine di questi lavori, della ciclabile e soprattutto dei lavori nella piazza Pluve, che in qualche maniera sta creando veramente molto disagio, perché comunque ha tolto via in questo momento, diciamo, di massimo afflusso tanti posteggi in centro. Noi non siamo stati chiamati. Abbiamo saputo di questo flop, ma d'altronde io mi chiedo come un'amministrazione possa pensare, diciamo, che, diciamo, i commercianti alle 5 del pomeriggio possano prendere tempo e chiudere il negozio per andare ad un incontro. Per cui, diciamo, ho letto anche, diciamo, che l'amministrazione si sia un pochettino offesa, diciamo, del fatto che nessun commerciante sia pervenuto, però io mi dico anche, cioè, a questo punto una piccola riflessione da parte loro, diciamo, per non aver concordato con i commercianti un orario più consono a questo incontro. Un'intesa tra Confcommercio Valle d'Aosta e altre associazioni del comune, e in realtà poi c'è stata invece qualche giorno fa sul protocollo per la musica dal vivo nei locali cittadini. Sì, assolutamente, questo io devo dire che, diciamo, è stato un lavoro invece proficuo, in quanto c'è stata, diciamo, è stato un anno abbondante di lavoro praticamente per cercare di trovare un giusto equilibrio tra la movida e, diciamo, il dare la possibilità ai cittadini di poter riposare. Diciamo che uno dei punti, diciamo, più importanti è, diciamo, la chiusura degli eventi, per cui parliamo di eventi straordinari naturalmente, che, diciamo, col protocollo prevede alle 23:30, però con la particolarità di avere quella mezz'ora, diciamo, per cercare di defluire e concludere la serata, per cui la serata, diciamo, formalmente si chiude alle 23:30, però abbiamo quella mezz'ora di tempo per cercare di concludere la serata, per cui di fatto le serate, diciamo, si possono concludere alle 24. Qualcuno ha detto che Ascom Aosta Confcommercio si è un po', diciamo, piegata al volere dell'amministrazione comunale rispetto agli orari. In realtà, se voi non aveste aderito a questo protocollo, sarebbe stato peggio. Assolutamente, perché comunque l'amministrazione aveva, almeno una parte dell'amministrazione, voleva chiudere gli eventi alle ore 23. Confcommercio, diciamo, ha fatto anche molto di più, perché comunque, diciamo, ha preso le bozze, diciamo, del protocollo, le ha inviate agli uffici legali della FIPE, i quali hanno fatto le loro correzioni e hanno dato degli spunti molto interessanti sia a noi sia all'amministrazione comunale.